Buonasera. Buonasera e bentrovati in questa puntata speciale dell'Epifania che parte qui dall'Istituto Penitenziario Ugo Caridi di Catanzaro. Una serata speciale, una serata, l'abbiamo visto nella sigla, dedicata ai vostri lavori, viaggiando nel valore del presepe. Questi presepi oggi sono un po' l'oggetto di questa giornata. Ci sarà una premiazione, ci sarà una valutazione con una giuria d'eccezione che vi presento subito, iniziando dal questore di Catanzaro, dottoressa Di Ruocco. L'applauso per lei. Il consigliere Vanda Ferro della Regione Calabria, Manna Mariella, presidente della Life Communication, l'assessore Carrozza del Comune di Catanzaro e Don Rocco Scaturchio, rettore del seminario Pio X. Questo applauso proseguitelo, perché va un po' all'anima di questa serata, colei che ha permesso tutto ciò, alla direttrice di questo istituto, dottoressa Angela Paravati, che invito a salire qui sul palco per iniziare proprio con lei il commento di una serata speciale. Dottoressa, buonasera. Grazie. Grazie a lei, da cittadino, da operatore della comunicazione, e sono sicuro di interpretare anche i sentimenti dei parenti, degli ospiti del suo istituto. Grazie, perché da questo istituto parte un messaggio di grande civiltà, un messaggio che ci porta alla vera forza dell'uomo, l'amore, non certamente la violenza. Ecco, una giornata importante, istituzionale, che cedo subito a lei la parola per essere al meglio introdotta, un percorso che nasce da un lavoro chiaramente importante, un lavoro anche sinergico. Sì, è un lavoro, lo ha detto lei, con la giuria, dimostra una grande rete che siamo riusciti a creare nella città di Catanzaro. Quindi volevo, da direttore, a nome di tutto il personale, me lo consenta, di ringraziare ovviamente tutti gli ospiti, la giuria che ha accettato questo invito subito, devo dire, hanno aderito alla mia richiesta, ed è una giuria, sono persone che hanno un ruolo importante, però diciamo che l'invito questa sera a venire in carcere è proprio perché sono degli esempi di persone. Noi è importante lanciare un messaggio ai detenuti, lo facciamo nel corso della loro detenzione, che il carcere dovrebbe essere scuola di legalità, ma lo è al di là delle parole, se noi siamo delle persone, dei modelli e degli esempi, e chi sta al tavolo alla mia sinistra può veramente essere un modello di onestà, di moralità, di impegno, ognuno nel difficile lavoro che portano avanti. I ringraziamenti ovviamente a tutti i volontari, all'associazione che già da 3 anni contribuisce alla riuscita di questa iniziativa dei presepi, alla magistratura di sorveglianza che è qui presente e segue tutte le nostre iniziative, perché il presepe, come dice lei, è davvero il simbolo dell'amore. Di amore dobbiamo parlare a Natale, di fratellanza, di unione. Il presepe poi è nella nostra tradizione italiana. Loro si sono messi a lavorare da settembre, subito dopo l'estate, perché i lavori sono realizzati interamente a mano, non hanno ovviamente le attrezzature perché molte cose non sono consentite, quindi raccimolano, riciclano il materiale, per cui io credo, al di là del risultato, è proprio da premiare l'impegno, e quindi abbiamo voluto dare a loro la possibilità di vivere quello che noi viviamo nelle case, e anche loro nelle loro celle, quindi per quest'anno hanno fatto il presepe. Beh, soprattutto è bello, anche attraverso i mezzi di comunicazione, esportare questi loro lavori, esportare questi lavori che forse poveri nei materiali ma molto ricchi, ecco, nella creatività e anche nell'amore col quale sono stati realizzati. Beh, tutto questo ci porta a raggiungere quell'obiettivo a cui lei tiene tanto, che è un Natale oltre, senza barriere. Sì, assolutamente, un Natale che non deve avere confini verso ciò che è diverso da noi. Quindi verso lo straniero, verso le persone diverse che non conosciamo, e forse per questo abbiamo paura. Siamo tutti esseri umani, anche qui questa sera. Bene, io le chiedo, visto che c'è questo clima di familiarità, no, fatelo, quando parte l'applauso portatelo a termine, mai trattenerlo. Visto che siamo in questo clima familiare, ecco, ci vuole dare l'onore di sedere insieme
alla nostra giuria, rimane con noi. Grazie a lei. Grazie alla dottoressa Paravati. E iniziamo subito con i veri protagonisti di questa serata. I presepi realizzati da voi, li guardiamo in questo brevissimo video. Abbiamo assegnato 45 secondi per ogni presepe e poi li commentiamo con gli autori. Prego. Ecco l'applauso per questa opera d'arte e vorrei gli autori qui sul nostro palco del primo presepe in gara, che è il presepe Sala Hobby. Grazie per essere qui. Questo presepe si può dire che è un miracolo. Il primo, io mi dichiaro sconvitto. Perché quando un mio compagno ha pensato di avere una macchina da cucire in sezione, ho detto questo è pazzo. Invece la macchina da cucire è arrivata, è stata autorizzata. Quando è arrivata lo stesso compagno mi ha chiesto dei consigli. E ho detto scusa, ma tu non sai usare la macchina da cucire? No, mai usata. E allora perché l'hai fatta arrivare? Sai? Quindi da là inizia tutto un lavoro. Si è preparato, si sono fatte altre cose. E abbiamo pensato, perché no, un presepe tutto di stoffa riciclata. Gli alberi sono stati ricamati a uno, i mattoncini del pozzo ricamati, non applicati, ricamati. Gli animali non lo so come ci sono riusciti. Insomma, quante persone avete lavorato? Anzi, vogliamo citarli? Sì, c'è, diciamo così, quello che io dico che era matto, che è stato il primo ad avere questa intuizione, Giardino Andimo, poi c'è Pizzuto Agostino, che è, diciamo, l'artigiano della nostra sezione, insomma Caporimo, siamo in tanti che abbiamo partecipato, Furnari, ognuno qualcosa si pensava e si andava mano a mano costruendola. Un pezzo di cuore di ognuno c'è qua dentro. E cosa vogliamo dire a chi vi sta ascoltando? Vogliamo dire questo, che tutto deve andare avanti, nessuna cosa si può fermare, bisogna rinnovarsi, per rinnovarsi bisogna capire, non c'è dubbio su questo, bisogna capire, ma più che altro abbiamo pensato se era possibile, per esempio la nostra discussione si è fondata sui remaggi, ma i remaggi hanno trovato delle difficoltà ad arrivare in quel luogo? C'erano le frontiere, esistevano le frontiere, non quelle naturali, ma le frontiere che mette l'uomo. E se ci sono, come l'hanno passato, queste frontiere? E allora la discussione dice frontiere sì, frontiere no, è giusto esserci, è giusto non esserci. Beh, le frontiere, alla fine abbiamo pensato che è giusto esserci, ma è giusto che siano percorribili. E non è, la differenza non la deve fare né la lingua, né il colore, né la pelle, né il sesso, ma deve essere l'altro prima di tutto. Prima di tutto viene l'altro. E noi siamo gli altri in questo momento. E vogliamo essere non conosciuti, come ci dipingono, ma riconosciuti. Bene. Auguri. Don Rocco, ne approfitto subito mentre la giuria inizia a votare, perché il viaggio dei Re Magi è un viaggio significativo, è un viaggio particolare, soprattutto da questo luogo di sofferenza, ma anche da un luogo di grande riscatto, di grande speranza, può partire un messaggio importante da far arrivare anche alle famiglie delle persone che ci ascoltano.
Sì, indubbiamente rimanevo colpito da questa domanda, barriere sì, barriere no. Noi sappiamo che i Re Magi rappresentavano appunto il mondo pagano, il mondo lontano dal mondo ebraico, e quindi hanno certamente superato delle barriere attraverso due forme molto, molto belle, che sono la via della cultura. I Magi erano non tanto la magia, venivano chiamati Magi tutti i ricercatori, tutti coloro che si davano da fare per cercare la verità. E poi l'aspetto religioso, si sono fidati di una stella, sono stati condotti attraverso questa via della luce verso la luce vera che è Gesù, il portatore della luce nell'umanità. Beh, ed è bello avere, lo diceva all'inizio la dottoressa Paravati, no? Una giuria veramente d'eccezione, una giuria che ci porta anche a quello che Rocco Paolo VI decenni fa ci diceva, no? Questo mondo ha bisogno di testimoni, non tanto di maestri. Beh, Don Rocco, devo dire che è una testimonianza importante nella qualità di rappresentante del seminario, perché il seminario Pio X ha proprio alle dipendenze un detenuto. Un'esperienza che sicuramente si parte per dare, ma poi si riceve tanto, perché sappiamo quanto l'impegno di coloro che hanno sbagliato e coloro che hanno capito l'errore diventa molto più importante poi di qualunque altro impegno. Quindi grazie anche per questo, Don Rocco. Parte il secondo video relativo al secondo presepe dal titolo Cecità. Beh, sono gruppi nutriti, ci sono tante persone che hanno lavorato dietro questi presepi che, ecco, ricordiamo, stiamo mostrando qui dalla Casa Circondariale di Siano. Benvenuti, buonasera, prego. Buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti gli ospiti. Chiediamo scusa anticipatamente se infastidiremo qualche presente oggi con la solita litania dei peccatori brontoloni. Ma abbiamo riflettuto e ci esprimiamo. Il presepe che abbiamo creato ha come tema la cecità. Ci aveva visto bene chi 2017 anni fa aveva intuito ciò che sarebbe successo oggi. Una società cieca al dolore delle persone, distratta verso le cose essenziali e concentrata sulle superflue. Oggi si dà molta più importanza e cura ad un iPhone che ad un anziano. Si tratta di una società che sta mettendo sempre più divario tra il teorico e il pratico. È solo teoricamente che siamo i più bravi, i più buoni e perfino i più belli. Sempre teoricamente a tutti si dovrebbe offrire una seconda possibilità. I malati dovrebbero essere aiutati e curati, i peccatori perdonati, le persone deboli come gli anziani sostenuti e così via. Praticamente le cose sono diverse. Si toglie il sostegno ai malati in nome di un bilancio che deve far quadrare i conti. Ai peccatori non viene data nessun'altra possibilità, facendo così vendetta e non giustizia. Li si esclude dalla società e si pretende poi che si reinseriscano da soli. Capita addirittura che vengono esclusi dalla loro stessa stirpe di peccatori, ghettizzati anche quando stanno in carcere, anche in un momento di aggregazione, in un evento sportivo come può essere un torneo di calcio tra detenuti. E non perché sono delle pippe a giocare, ma perché, chissà perché, non abbiamo tutte le risposte. Fra un attimo parte della platea distorcerà il naso annoiata e dirà che questi sono i soliti piagnistei di chi vuole soltanto lagnarsi per il calpio troppo stretto al collo. Qui sta la cecità. Ciò che teoricamente dovrebbe farci essere i migliori praticamente ci rende i peggiori.
Per rendere l'idea di ciò che con questo presepe vogliamo rappresentare, abbiamo scelto un episodio per noi significativo, cruento, molto cruento. In Norvegia, uno scienziato di nome Anders Breivik commise un crimine gravissimo, uccise senza motivo 77 giovani norvegesi. Dichiarò di averlo fatto perché odiava una canzone molto in voga tra i giovani. Fu giudicato colpevole del crimine commesso. Gli fu inflitta una condanna a 21 anni di carcere. La Norvegia ha abolito l'ergastolo proprio dal proprio ordinamento. Il popolo norvegese in quell'occasione dette al mondo dimostrazione di civiltà e giustizia. Non chiese vendetta né la pena capitale. Non ci furono contro di lui manifestazioni o slogan offensivi. Ciò che fecero fu recarsi tutti dinanzi al tribunale dove stavano giudicando Breivik, tenersi per mano ed intonare in coro la canzone da lui tanto odiata. Prova e dimostrazione di un pensare democratico che chiede giustizia, giustizia. Il nostro augurio è che tra 2017 anni anche il nostro possa essere chiamato popolo come quello norvegese, civile e democratico, con sede di giustizia e non di vendetta. Noi ostativi abbiamo colto l'occasione dataci e abbiamo lavorato come gruppo alla realizzazione del presepe con una speranza che un giorno anche a noi venga riconosciuta la possibilità a concorrere alla realizzazione della civiltà dell'uomo. Buon Natale a tutti voi e buon anno, che sia il primo di quei 2017 che ci avvicina alla giustizia e ci distanzia dalla vendetta. Auguri e grazie. Grazie a voi. Auguri. Auguri anche a voi. Beh, quando ci è stato detto di questo evento, insieme al regista Domenico Riccelli e a tutta la troupe, abbiamo detto veramente il nostro regalo di Natale questo, perché si scopriranno belle cose, ecco, belle sensazioni, belle emozioni, anche la valorizzazione di alcune cose. Parliamo del prossimo presepe che ci porta un albero, beh, qui parte un messaggio che in un albero ci può stare la vita dentro. Guardiamolo. Vita dentro un albero. Arriva uno degli autori, anche qui un gruppo nutrito. Buonasera, grazie per questo dono che ci fate. Ecco, lei il commento di questa opera d'arte. La Natività è in una scultura, sono un po' emozionato, scusate. Guai se non fosse così, perché qui abbiamo un cuore. Allora, ho voluto ricordare il Santo Natale con una scultura raffigurante una famiglia che festeggia la nascita di un figlio, facendo riferimento a un programma televisivo che io ho visto e mi sono ispirato più che altro a San Francesco, che è stato lui che per la prima volta ha portato la Natività cristiana in Italia. Noi tutti sappiamo che San Francesco rappresentava la Natività di Nostro Signore. Allo stesso modo, lo sguardo di una coppia che stringe a sé una nuova vita ci dà la forza di lottare, di amare e di dare un senso alla nostra esistenza. Basta poco per far nascere in noi i veri sentimenti che devono accompagnare una persona nell'arco della vita. Mi auguro di essere riuscito con questa opera a trasmettere la gioia che ci porta il Natale. Ho voluto far comprendere che questa deve essere la festa dell'amore per gli altri e per la vita. Essere caritatevoli verso chi ha bisogno e confortevoli con chi soffre. Questo è festeggiare il Natale. Anche trovandosi in un luogo di sofferenza, si possono provare le emozioni che questa festa trasmette. Vi auguro buon Natale a tutti. Grazie. Beh, emozioni, sicuramente valori che trasferiamo, e vorrei sentire il questore di Catanzaro, dottoressa
di Ruocco perché lei è la mamma di un progetto che regala chiaramente anche emozioni, un progetto che ha portato avanti insieme alle scuole, un progetto che sta continuando, ci sono anche ovviamente tutti i presupposti per portarlo ancora avanti, quindi renderlo fruibile attraverso quelle figure importantissime, quegli strumenti di educazione che sono gli insegnanti. Beh, quest'ora la sua presenza qui è un valore aggiunto anche perché sappiamo che lei ha incontrato poco fa anche dei detenuti che le hanno scritto. Beh, un incontro attraverso l'istituzione, il cittadino che ha la possibilità, come dicevano anche i nostri amici prima, di chiedere una seconda opportunità. Allora, ecco, momenti come questi diventano anche spunti di riflessione e ci ricollegano al grande percorso educativo che lo Stato, le agenzie educative, ogni singolo cittadino e anche gli ospiti di questo istituto, così come degli altri istituti, sono chiamati a fare per migliorare una società migliore perché è possibile. Buonasera. Devo dire che la presenza qui, in questo carcere, nella prossimità delle feste natalizie, effettivamente è un regalo, come diceva lei prima, che ci siamo concessi tutti quanti, io per prima. Perché forse da questo incontro veramente se ne esce arricchiti. Io prima ho avuto un colloquio con alcuni detenuti che stanno facendo un determinato percorso formativo e sono stati loro, avendo letto sul giornale la nostra esperienza del progetto di educazione alla legalità per i docenti all'interno delle scuole, a chiedere questo incontro. E devo dire, se riusciamo a ripetere o a uno dei prossimi corsi tenerlo qui nel carcere, veramente è una cosa molto importante. Devo dire che queste persone, effettivamente alle spalle lo si vede anche guardando i presepi, hanno un percorso, hanno fatto un cammino, stanno facendo un cammino, e devo dire che mi hanno colpito molto le persone che ho incontrato, perché mi hanno chiesto di poter incontrare i giovani per dire loro, e forse questa è la più bella testimonianza che io mi auguro, ne parlavamo prima con i magistrati di sorveglianza, di riuscire a fare questa cosa, incontrare i giovani perché possano dire loro: siete ancora in tempo per non fare l'errore che abbiamo fatto noi. E quindi penso che questo possa essere il messaggio più bello, perché è il risultato di un cammino che loro hanno fatto. Loro parlavano dei giovani in generale, alcuni di loro mi parlavano dei figli poi in particolare, che non ripetano il loro stesso errore. E sentirselo dire da chi ha fatto l'errore, ha pagato e sta pagando, penso che forse possa essere il messaggio più bello, più significativo, più da portare il risultato sperato nei giovani. Quello, quindi, quello autentico che possiamo dire noi, perché noi possiamo dire parole, loro invece danno il vissuto, e quindi questo penso che sia una cosa molto importante. Ritorniamo ai maestri e ai testimoni, loro sono testimonianza di tutto ciò, e speriamo veramente che lo possiate fare, ve lo auguriamo, e siamo certi anche che la magistratura sicuramente, come in tante altre occasioni, favorirà questi percorsi di grande civiltà e recupero. Bene, è il quarto presepe in gara, il presepe dal titolo Urone, lo vediamo e poi lo commentiamo. Malavenda Sebastiano e Ferraro Sergio. Chi inizia dei due? Urone. Questa rappresentazione è composta dal primo pezzo orientale, dove nacque realmente il Cristo 2017 anni fa.
tra la povertà e la sofferenza. Il secondo pezzo, la Napoli ottocentesca, dai vari artigiani dell'arte fai da te, che riaccheggiano le strade deserte della Napoli ottocentesca. Il terzo pezzo riaccheggia nei nativi americani e cowboy, la rinascita del Cristo per portare la sua testimonianza laddove fino ad ora la fede e la pace erano in conflitto. Papa Francesco replica che la fede e la pace sia divulgata soprattutto nella terra indiana, ed è proprio in questa terra che il Cristo quest'anno ha voluto proclamare la sua umile nascita. Cristo ha voluto rivoluzionare la tradizione, nascendo in una terra di culture diverse e di riti religiosi assai lontani dai nostri, con un unico scopo: cambiare i cuori di chi non segue la sua parola. Riflessione sul Natale. Il Natale è una notte di gioia e di luce, perché Dio si è fatto uomo. La nostra è l'unica religione dove il nostro Dio si è fatto uomo per portare l'amore nella nostra terra. La sua luce illumina il cammino tenebroso e ha avvolto i pastori di Betlemme. I pastori hanno scoperto che un bambino è nato per noi. Gesù è nato in una stalla e non in un palazzo reale come gli imperatori. Oltre all'amore ci ha donato la pace, la gioia e il senso luminoso della vita. Come Gesù, molti bambini non sono nati in una culla come noi, ma sono nati su dei marciapiedi oppure non sono proprio nati. Il mistero del Natale è un momento di speranza e di tristezza. È un momento di tristezza quando l'amore non è accolto e la vita viene strappata. Gesù è nato a Betlemme, che vuol dire casa del pane, e lui infatti si è donato a noi come pane. Gesù è un dono prezioso e non può essere ricambiato. Invece, un regalo qualunque si può essere ricambiato e si paga. Buon Natale e buon anno a tutti. Auguri anche a te. È tutto organizzato, come vedete. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Io spiegherò velocemente perché Sebastiano quest'anno ha fatto nascere Gesù bambino qui nella terra lontana. E perché questo nome Orone? Cioè, che cosa significa Orone? Ce lo stavamo chiedendo tutti. Allora, abbiamo deciso di dare questo nome al nostro duo che noi rappresentiamo. Gli Orone sono una tribù dei nativi Nord America, che sono vissuti tra il 1800, il 1700 e il 1800, laddove questa terra era stata oggetto di conquista da parte di due grandi nazioni, Inghilterra e Francia, che si contendevano a suon di cannone per conquistare una terra povera. Gli Orone erano una tribù che si distinguevano per il loro modo incondizionato di vivere la loro libertà, ma dovettero fare un gran sacrificio, diventare miliziani francesi, così perdendo il loro principio, che li ha resi dalla nascita uomini liberi. Ma anche se sottomessi nella loro terra, comunque restarono in vita. E noi che cosa vogliamo dire? Se gli Uroni 400 anni fa hanno avuto l'intelligenza di cambiare, oggi nel XXI secolo noi possiamo cambiare. Grazie. Io non avevo molte notizie su questi Uroni, ma voi so che ci state lasciando un messaggio educativo, un bel messaggio. Grazie di cuore. Grazie. Assessore Carrozza, beh, qui si parla non solo di arte, di creatività, di sentimenti, ma di cultura, si parla di istruzione. Lei rappresenta il Comune di Catanzaro, l'assessore alla pubblica istruzione, ecco come sta vivendo questo momento e soprattutto poi con lei torneremo per un'altra parte che riguarda il presepe anche col Comune, però ecco, vorrei un suo commento a caldo su quanto sta vedendo e soprattutto ecco, su questi messaggi che ritengo sia bello trasferire anche nelle scuole. Questi sono degli insegnanti speciali. Vero, mi riallaccio al signor Questore. È vero, l'educazione alla legalità va impartita fin dalla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per poi arrivare alla secondaria di secondo grado, perché i ragazzi, oltre che istruiti, vanno educati e formati. È lì che bisogna incidere. Certo,
La scuola non può fare tutto, perché deve istruire, educazione alla salute, ambiente, ma il progetto legalità credo che nelle scuole debba essere un progetto trasversale, un progetto che abbraccia tutti gli insegnanti e devono avere proprio come obiettivo finale la formazione e l'educazione e il rispetto delle regole di se stesse e degli altri. E come diceva la dottoressa Paravati prima, faremo, signor Questore, un progetto dove porteremo, se possibile, nelle scuole testimonianze del genere, perché dal vivo i ragazzi devono conoscere un altro mondo. Io opero in un quartiere ad alto rischio, dove sappiamo tutti che non è facile, però devo riconoscere che nell'arco di 11 anni i ragazzi comunque a scuola mantengono un comportamento rispettoso, e allora forse incidendo ancora di più riusciremo ad avere degli ottimi risultati. Intanto mi congratulo per queste opere, hanno trasmesso veramente emozioni grandi e il loro messaggio è arrivato. Grazie. Grazie, grazie a lei. E andiamo avanti con il quinto presepe dal titolo Un giorno in grotta. Giorno in grotta, arriva anche l'autore. Quando in redazione è stato montato questo video, i tecnici mi chiedevano, dice, ma cos'è questo effetto lucido, questo effetto brillantezza? Sì, assolutamente sì. Buonasera. Buonasera. Allora. No, dicevo ai miei, dico, quell'effetto lucido è l'effetto del sapone, perché questo è un presepe realizzato tutto con sapone. Ce lo presenti? Allora, abbiamo realizzato questo presepe in sapone, con un po' del muschio, tutto roba naturale, che nasce in natura, e vorrei leggere. Legga. Allora, abbiamo voluto rappresentare il Santo Natale con un paesaggio semplice ed umile allo stesso tempo, per sottolineare il vero significato di questa festa e riportare il vero senso del Natale. Da molto tempo il Natale è diventata la festa degli interessi economici, dai preparativi per grandi cenoni alla ricerca di regali sempre più costosi. Ma si è dimenticati che il Natale sta a ricordare la nascita di nostro Signore, che è avvenuta in una stalla, al freddo, al gelo, in un luogo tutt'altro che confortevole ed agiato, come oggi noi tutti magari siamo abituati. Abbiamo smarrito il valore che questa festa deve trasmettere. Noi tutti dovremmo fermarci a riflettere, a guardarci intorno e prendere consapevolezza di chi soffre, tendere una mano a chi è in difficoltà, dare il nostro aiuto ai bisognosi. La felicità può nascere anche da questi semplici gesti. Per far comprendere cosa davvero significa il Natale, vorrei leggervi assieme ai miei compagni una poesia di Madre Teresa di Calcutta. È Natale ogni volta che sorrido ad un fratello e gli tendi la mano. E ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l'altro. È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società. È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale. È Natale ogni volta che riconosci con l'umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permette al Signore di rinascere per donarlo agli altri. Vi ringraziamo e buon Natale a tutti. Grazie. E questo grazie a voi
possiamo dire veramente che è uno di quei Natali speciali. Grazie per le emozioni che ci state regalando. Andiamo avanti con il presepe numero 6, quello dei bambini, il mondo delle favole. Presepe dei bambini, il mondo delle favole, con chi ne parliamo? E i bambini sono un po' i nostri interlocutori privilegiati, perché loro non solo sono il presente ma sono anche il futuro del mondo. Buonasera. Allora, io sono Marcello Ramirez, saluto a tutti i presenti. Questo presepe è stato realizzato tramite un'idea. Un'idea che viene dal nostro profondo, cioè i bambini che secondo noi sono quelli da proteggere, perché spesso i bambini vengono lasciati là con molto egoismo e quindi alla fine si perdono. Noi questo presepe l'abbiamo fatto appositamente per fare una donazione, se la nostra direttrice è d'accordo, per donarlo al centro oncologico di Catanzaro per i bambini. E io ho una lettura da fare. Siamo nati bambini per essere coccolati e amati. Siamo bambini con la voglia di crescere e di imparare. Siamo bambini costretti a giocare con dei giocattoli convenzionali. Siamo bambini aggrappati alla vita, alla speranza. Siamo bambini che vogliamo ritornare a sognare, ad ascoltare le nostre mamme che ci raccontano le favole. Siamo dei bambini con tanta voglia di sorridere, senza un clown che si aggira nelle nostre corsie. Grazie, buon Natale a tutti. Grazie. Grazie a nome dei bambini sicuramente. E vorrei qui l'architetto Teresa Gualtieri di Consolidart, perché questa giornata, buonasera, nasce da una importante collaborazione, da un lavoro a rete, e spero che momenti come questi, ecco, soprattutto quello che loro ci stanno regalando, diventino la forza per andare avanti e fare sempre molto molto di più. Certo, per la nostra associazione è un momento importante, si realizza una tappa di quello che è il nostro intento sociale, soprattutto di quello che è stato lo spirito per il quale io e tutti gli amici per il quale abbiamo deciso di metterci insieme, cioè di dare insieme al nostro impegno personale, familiare, professionale, qualcosa in più, un aiuto alla società, soprattutto cercando di comprendere i problemi e di non solo di aiutare, ma di collaborare a dare quella che ho sentito nominare tanto già stasera, la speranza di un mondo migliore. E qui lo stiamo realizzando, sono ormai 3 anni, grazie veramente alla disponibilità e alla bravura, devo dire, della direttrice, la dottoressa Paravati, con la quale ci siamo trovati subito in sintonia. E una delle azioni che abbiamo realizzato sono 3 anni e sono consentire ai detenuti bravissimi di realizzare presepi che sono delle vere opere d'arte. Noi siamo felici di poter collaborare in quest'opera e il mio augurio di cuore è che veramente la speranza non smetta mai di esserci e che, ripeto, tutti e tutti dobbiamo dare il nostro apporto per la costruzione del mondo di domani. Grazie. Grazie, grazie a lei, architetto. Beh, andiamo avanti con il settimo presepe che ci porta a una figura straordinaria, Don Milani e la Natività. Thank you.
Don Milani e la Natività, presepe numero 7, chi viene a parlarcene? Scusate, spiegatemi. Non sono un gemello, ma sono sempre io. Perché mi ricordava qualcuno, perché parla anche lei di ciò? Come? Sì. Ah, Pippo Baudo, ok, va bene. Allora, scusatemi, per dovere istituzionale, mi inchino se Pippo Baudo... No, i miei compagni sono un po' timidi. Come dicevo, sono tre presepi che abbiamo fatto in sei persone. Giuseppe Grasso, Marchese Maurizio, Maro Salvatore, Cammina Amelio, Eliuzio Cammelo e io. Don Milani come è nato? Don Milani è nato dal Corso De Gomis. In primis c'è un'idea del professore De Gomis, che io faccio un applauso e un saluto. Perché Don Milani? Allora, quindi, Don Milani è stato l'uomo moderno, l'uomo che ha modernizzato le scuole. Poi è stato un uomo che si è fatto prete, ma questa vocazione è stata sempre per i più deboli. La Natività e Don Milani, abbiamo unito le due cose perché Gesù ha dato la vita, ha dato l'esempio, ha dato tantissime cose. Per noi ci ha lasciato tantissimo e Don Milani è stato per noi anche uno da tenere in considerazione come personaggio di chiesa, ma soprattutto come uomo. E noi abbiamo realizzato il Barbiana, dove lui ha fatto scuola, quella è la scuola. E il suggerimento di Barbiana è stato dato dalla suora Sor Nicoletta, quindi ci ha indicato come era Barbiana. Quelle... Facciamo anche a lei un applauso. Suor Nicoletta, scusatemi. E dicevo che abbiamo realizzato questa forma di presepe per mandare anche un messaggio all'esterno e per augurare anche il 50° anniversario di Don Milani. Quindi, grazie. Ritornerò. Ritornerà. Allora, Manna Mariella, parliamo di fasce particolari, la Life Communication dedica un percorso di comunicazione anche attraverso gli istituti penali minorili. Beh, cosa stanno trasferendo questi presepi? Salve, buonasera. Questi presepi vogliono trasferire un forte messaggio sociale, dalla cecità della società civile, la violenza contro le donne, la sacralità della vita e la stessa vita vissuta dietro le sbarre, ma la vera vincitrice è la solidarietà, che è riuscita a mettere, a coinvolgere come una forza trainante tutti gli attori della società, quindi la società civile, le istituzioni e gli ospiti della casa circondariale di Catanzaro. Bene, e a proposito di Natività, abbiamo lasciato quella di Don Milano e vediamo ora l'ottavo presepe dal titolo Natività in carcere. Natività in carcere. Aspettate, vediamo se indovino chi viene a parlare. È lui, applauso doppio. Mi sta consumando la mano. Allora, salve, come si chiama lei? La prima volta? La prima volta che sono qui. Sono tre gemelli, ecco, non siate. Allora, questa idea è nata da... tra noi detenuti. La Natività in carcere perché? Perché come Gesù è nato, ha portato delle innovazioni, anche dentro di noi deve nascere qualcosa di buono. Avere un'altra possibilità è importantissimo. È giusto che poi
ci sia anche un'altra opportunità, ci sia la via del perdono, perché ciò che rende forte l'uomo è il perdono. Beh, sapete chi è chi ha la soluzione di tutti questi problemi sui pregiudizi? Sui pregiudizi inizialmente chi è? La fede. La fede è voi stessi, perché quando si è fuori si può dimostrare, bisogna dimostrarlo, di essere persone migliori. E se progetti e percorsi come quelli che si parlava prima, ecco, daranno la possibilità a voi di fare questo, io penso che la società migliore arriva, e arriva veramente. Sì, noi qui dentro facciamo un percorso naturalmente da anni, siamo stufi del nostro passato, ci vogliamo riprendere la nostra vita. Sappiamo che non è facile, sappiamo che le leggi sono così, ma dentro noi abbiamo la speranza, ma la voglia, soprattutto la voglia di vivere, e ci rafforza, i pregiudizi ci rafforzano di più, perché quando vediamo dall'altra parte più pregiudizi ci sono, più noi iniziamo a lottare sempre di più, perché è questo che dobbiamo fare. E dicevo un'altra cosa, volevo dire nei presepi, ringraziare il laboratorio Ceramica, la Presidente che ci ha dato opportunità dei personaggi. Avevamo creato la direttrice, inizialmente era la direttrice, poi è uscita Patinette, però ci scusiamo. Secondo me non vi ha firmato la liberatoria sui diritti d'immagine, per questo è venuto. Sì, poi è successo qualcosa, ma non è, quindi abbiamo messo anche dei detenuti stranieri, perché valorizzare l'integrazione tra i detenuti, cioè non ci deve essere qua, ecco, il pregiudizio di pelle, non ci deve essere il razzismo, dobbiamo smetterla di pensare in questo modo. Scusa, direttrice. No, doveva no, essere. No, aspetta. Cioè, vieni con me, no, scusate. Facciamo finta di andare in pubblicità. C'è sta cosa qui. Doveva essere. Ah. No, perché la chirurgia estetica, anche sui presepi, può fare tanto. Non dico la portiamo bella come la direttrice, ma sì. Mettiamola in cura per il prossimo anno. Sì, questo sì. Grazie mille, grazie. E su questo applauso che vorrei continuasse, io vorrei invitare qui sul nostro palco anche i magistrati, la dottoressa Cerra e la dottoressa Antonini. Prego, raggiungeteci, perché è molto bello vedervi qui questa sera, perché, prego, venga da qui, venite da qui, così siete a favore delle camere, perché in genere il vostro lavoro si svolge prevalentemente dietro le scrivanie, tra le carte. Allora vedervi qui tra gli uomini, vedervi qui insieme ai rappresentanti delle istituzioni, al mondo della Chiesa, della cultura, delle forze dell'ordine, penso rafforzi, anzi non penso, sono sicuro rafforzi questo messaggio di grande civiltà che sta partendo da qui, questa sera, da questo istituto. E vorrei chiedervi l'aiuto di poter raggiungere, anche attraverso lo strumento televisivo, quei contesti sociali importanti per gli ospiti di questo istituto e di tutti gli istituti, la famiglia e la società civile. Ecco, quanto è importante che questi percorsi di rieducazione passino anche attraverso queste cellule fondamentali. Allora, è una domanda difficile. Comunque io vorrei iniziare innanzitutto ringraziando tutti gli ospiti della Casa Circondariale di Catanzaro per queste bellissime opere d'arte che ogni Natale ci fanno avere. Sento il dovere di ringraziare anche il mondo del volontariato che diciamo opera in vario modo all'interno della Casa Circondariale, e un grande grazie e un grande applauso alla dottoressa Angela Paravati, che di questo carcere è veramente l'anima e il motore, che se noi siamo qui, io e la collega siamo qui, è anche per la sua forza, per il modo in cui sa coinvolgere. Il problema del fuori è molto importante, perché il problema del fuori in questa epoca storica è un fuori difficile. È un fuori difficile perché, come dice
Papa Francesco, noi viviamo nel mondo in cui esiste la società dello scarto. E quindi come si fa a reinserire una persona in una società dello scarto? È un punto interrogativo, io non ho una risposta. Noi come magistrati di sorveglianza ci limitiamo a risolvere casi concreti, di dare opportunità concrete, perché comunque non bisogna limitarsi a dire c'è la società dello scarto, c'è difficoltà di reinserimento. Ognuno di noi deve fare qualcosa nel suo piccolo. Noi non salveremo il mondo. Saremo già contenti se riusciremo a restituire ad una famiglia un padre che, anziché entrare ed uscire dal carcere, finalmente possa lavorare, trascorrere le feste con la famiglia, portare a passeggio lui i suoi figli. Grazie. Beh, la cosa bella è che non solo si può fare questo quando si tornerà in libertà, ma si può fare anche rimanendo da qui, perché chiaramente educando, lanciando messaggi e testimonianze ai propri figli, ai propri familiari, si può raggiungere ugualmente questa società che ha tanto bisogno, ecco, di interventi rieducativi. Sì, innanzitutto ovviamente non mi ripeto, ma mi unisco ai ringraziamenti che ha fatto la collega. Quello che, anche ricollegandomi anche alla domanda che ha fatto prima, vorrei evidenziare proprio come sono importanti queste iniziative, proprio perché mettono a confronto, avvicinano, accorciano le distanze tra la realtà carceraria e la realtà esterna. E questa apertura alla comunità esterna è proprio un passo indispensabile per consentire a coloro che vivono in una condizione di restrizione proprio di avere anche una più alta coscienza di sé. E quindi il messaggio anche che è importante che passi proprio all'esterno è che la responsabilità della rieducazione e del trattamento non può, la società deve prendere coscienza del fatto che non può essere affidata solo all'amministrazione penitenziaria, ma ha bisogno della società, ha bisogno di tutte le istituzioni sociali. E poi un pensiero, ecco, con riferimento all'ultima domanda che mi ha fatto, e la risposta viene da queste opere, da queste piccole opere d'arte che vediamo, che ogni anno sono sempre più belle, e quindi mi complimento veramente con coloro che le hanno realizzate. E mi viene da pensare proprio a come la rieducazione passa attraverso la bellezza. L'arte è la massima espressione poi di sé, quindi l'esperienza carceraria, l'esperienza detentiva può essere veramente una reale opportunità di prendere coscienza di sé quindi di possibili ed effettivi cambiamenti, che è quello che noi ci auguriamo. Grazie. Grazie, grazie a voi, buon lavoro e grazie ancora per tutto. Bene, quello che state vedendo alle spalle della nostra giuria è un altro dono, un'altra opera d'arte che è realizzato, direttrice, mi pare dagli ospiti che si occupano della manutenzione, che sono stati un po' i nostri angeli custodi. Voglio dire grazie e fargli un applauso, perché tutto quello che voi vedete preparato qui è stato fatto anche con la loro collaborazione, dai puntamenti delle luci all'audio, alla console, dove li vediamo. Grazie. Beh, tra le presenze gradite di questa sera abbiamo anche il prefetto di Catanzaro, Sua Eccellenza Luisa Latella, che invito a salire accompagnata dall'applauso del nostro pubblico. Eccellenza, grazie per essere qui, grazie per portare, ecco, il messaggio di vicinanza di uno Stato che sicuramente è impegnato nel dare a chi realmente si è pentito una seconda opportunità. È la seconda volta in poco tempo che seguiamo una manifestazione che riguarda l'amministrazione penitenziaria. Meno di un mese fa ci siamo visti nella struttura minorile ed è stata una bella serata in cui veramente si è dato tanto spazio ai giovani, a quei giovani che, pur essendo in questo momento detenuti, hanno l'opportunità di poter ricostruire una vita. Ma anche a 50 anni si può ricostruire una vita, anche a 60 si può ricostruire una vita, e questo è un messaggio di speranza che poi a Natale diventa ancora più pieno di significato.
i presepi che voi realizzate ogni anno, questo per me è il terzo anno che vengo qua a vederli, e sono un segnale veramente di grande speranza, perché nel presepe c'è raccolto tutto, c'è la famiglia, c'è il paese dove siamo nati, c'è il bambino Gesù che è appunto il segno della speranza. Ecco, io vi do un augurio di cuore, nell'ambito delle nostre competenze cerchiamo di fare il possibile, sbagliando per carità, anche noi tutti sbagliamo, però continuiamo a lavorare nella speranza di poter costruire qualcosa tutti insieme. Auguri di Buon Natale a tutti, io spero che il prossimo anno voi possiate vedere dall'altro lato della barricata il mondo reale. Grazie. Grazie eccellenza, auguri anche a lei. Andiamo ora avanti con l'ultimo presepe in gara, quello proprio legato al messaggio contro la violenza sulle donne. Lo guardiamo. Ultimo presepe in gara, ecco, applauso e vediamo chi arriva a commentarcelo. Grazie. Allora io... dico io, il prossimo anno ce l'avete già il conduttore, che vi servo io, scusate. No, io qua... Quarto gemello, buonasera. Qua io devo chiamare due persone, Domenico Schillaci e Vincenzo Di Mattino. Venite. E sull'applauso anche voi, mi sembra giusto. Allora, l'idea... La violenza sulle donne è nata dalla dottoressa Ilaria Di Rinato e la professoressa Giorgia Gaggano. Noi abbiamo realizzato questa piccola opera, tuttora che la violenza sulle donne è qualcosa di attuale, quindi io voglio leggere prima una cosa e poi loro diranno qualcosa anche loro. Il conduttore sei tu, quindi cosa ci dici facciamo? Uomo, ti ho amato con tutto il cuore, ti ho adorato con tutta me stessa, ti ho donato la mia anima, il mio corpo. Tu uomo, mi hai amato con il tuo amore deviato, con la tua possessività, con la tua assurda gelosia. Sei senza cuore, sei senza anima, sei solamente un mostro capace di farmi questo. Qual è il messaggio che vogliamo, ecco, far aggiungere sia alle immagini molto eloquenti di questo presepe sia a quello che ci ha il nostro amico già detto? La donna deve essere rispettata e amata, non ci deve essere violenza sulle donne. La donna è donna. Beh, la violenza non dovrebbe esserci in nessuna parte, in questi casi ecco però vale la pena sicuramente ribadirlo. Questo è vero, come infatti noi omaggiamo le donne anche perché sono la genitrice della vita, è donna. Onore alle donne che sono in questo istituto una grande rappresentanza, cominciando dalla nostra madrina d'eccezione, la dottoressa Paravati, e le nostre due dottoresse Gargano e Tirenato, che seguiamo il corso De Cumis. Quindi omaggiamo a loro e grazie di tutto, e anche grazie a loro che noi bene o male stabiliamo con il corso che facciamo,
capire gli errori che forse qualche uomo è malato dentro. Colpire una donna dopo averla amata o essere la madre anche dei propri figli. Quindi dobbiamo capire che bisogna cambiare mentalità. Ce l'auguriamo. Grazie, perché col vostro esempio ci aiutate. Sicuramente abbiamo completato la carrellata dei presepi. Dottoressa Fendro, non era una punizione tenerla per ultimo, però lei questa sera rappresenta per noi un po' anche la presidente della giuria, ma appena parte questo termine presidente a me vengono in mente delle cose straordinarie, penso, e lo viva come un omaggio. Questa sera da scenografia la fanno anche questi lavori meravigliosi di ceramica che ci riportano alla mente quando lei era presidente della provincia di Catanzaro e grazie a cui nacque proprio qui il laboratorio della ceramica. Nacque un momento di grande civiltà che fu quello di esportare questi lavori all'esterno, penso alla mostra al Musmi, ma so che anche oggi come consigliera regionale le porta nel cuore parte di questa realtà e anche nel ruolo che ha, so che si sta battendo tanto affinché fosse riconosciuta anche la figura del garante. Beh, un commento su quanto detto, poi entriamo nel merito, anzi invito i suoi colleghi della giuria a tirare le somme perché da qui a un momento con il vostro aiuto andremo a creare proprio la fase della premiazione. Grazie Domenico, buonasera a tutti, un grazie particolare perché pensavo che ci sono dei posti che puoi abitare tante volte, ma ogni volta è la prima volta in termini di emozioni e anche di riflessioni, quindi grazie a questa direttrice straordinaria che ci ha coinvolto, che ci ha voluto in questa occasione ma in tante altre, alla giuria ovviamente saluto il padre spirituale e il nostro questore, ringraziando le magistrate di sorveglianza, perché credo che parlare di Natale qua dentro abbia un significato molto più profondo, che ogni opera d'arte, proprio perché proviene dalle mani degli ospiti che trattano temi sicuramente dove si scontra il sogno, la fiaba piuttosto con la realtà, l'ultimo presepe, la violenza il femminicidio sulle donne, piuttosto che una natività vista dall'interno del carcere con una direttrice che avevo capito fosse la direttrice, non perché la statuetta somiglia, ma perché ovviamente vedere anche nella scelta del colore, il giallo, no? Quasi come fosse un importante tassello, ma anche un raggio di sole, dove spesso il sole, no? Qui dentro si vede poco. E soprattutto pensare che i temi, dalla cecità alla figura di Padre Francesco, che parlando proprio con i detenuti, li esorta alla speranza e li esorta a comprendere che il tempo non si ferma, il tempo va avanti, quindi quel tempo che qua dentro sembra sempre non passare mai, invece scorre, e scorrono le vostre vite, scorrono ovviamente all'insegna di quello che deve essere, secondo me, una vera sfida, la sfida del terzo millennio, la sfida di un sistema carcerario dove non sempre i direttori o le direttrici parlano di rieducazione, lo vivono come parte ovviamente di un percorso diverso, ma che sia veramente un sistema carcerario che metta nelle condizioni di rieducare, di dare la famosa seconda possibilità. Io credo che ognuno meriti un primo posto, il primo posto perché avete in qualche modo a noi trasferito delle emozioni, perché auspichiamo che la società civile sia sempre meno indifferente, ma troppo spesso devo dire sia un po' come la marmellata, si parla di determinate situazioni che possono essere la parte ovviamente che riguarda la detenzione piuttosto che il recupero delle tante disabilità o dei tanti cancri della società come la tossicodipendenza, ma poi uscendo da quella porta ognuno ritorna a casa propria. Mi sto battendo per il garante dei detenuti perché credo che sia una figura indispensabile, al di là devo dire di questo carcere che in qualche modo, e tanti consigli ho chiesto anche
alla dottoressa Paravati, che conosce molto bene la materia. Auspico ovviamente che ci sia più attenzione, al di là della colorazione politica e di chi governerà a livello nazionale, perché insomma tante, devo dire, pagine buie si vedono, perché tanto carcere spesso in condizioni dove secondo me va riconosciuta sempre e comunque la dignità umana prima di tutto. Un grazie di vero cuore, diffidate di chi esprime troppo semplicemente giudizi e di chi vive di pregiudizi. E la sfida, dicevo, attraverso le istituzioni più importanti che ci affiancano nel nostro percorso, io stasera la vedo come un cielo stellato. E questa frase diceva, questo è il vostro cammino, un cammino, ahimè, ancora in salita, diceva Ritti, sulla cima del mondo, scaliamo ancora la montagna, ma abbiamo un sacrosanto diritto di lanciare la nostra sfida alle stelle. Che sia la stella di un Natale sereno per voi e per le vostre famiglie. Grazie a Vandaferro. Allora, ci siamo, Don Rocco, al volo concludiamo intanto con un grazie per essere stato qui e con l'augurio, ecco, di Don Rocco, dei seminaristi di Catanzaro, a questo pubblico speciale, a questi fratelli che abbiamo incontrato qui nella struttura di Siano. Sì, un grazie veramente sentito a tutti voi che avete realizzato queste opere e ci avete trasmesso appunto messaggi molto forti. Io mi sono più volte emozionato sentendo le spiegazioni di queste opere, perché effettivamente si centra proprio il messaggio del Natale, che è la fraternità senza barriere, perché Gesù è venuto, ha battuto la più grande barriera che c'era, quella tra il cielo e la terra, proprio per rendersi fratello di tutti gli uomini. E poi i vari contenuti che ho visto qua in queste realizzazioni sono veramente il centro del messaggio evangelico. Pensavo che sono proprio le cose che ha detto Gesù di se stesso, ha detto che è venuto per dare la vista ai ciechi e quindi a superare la cecità del mondo. Poi ha detto una cosa molto forte che vi riguarda in maniera molto bella, secondo me, la libertà ai prigionieri, che è venuto a dare la libertà ai prigionieri. Certamente non ha liberato carcerati, ma ha fatto intendere che c'è una libertà che supera anche le sbarre, per cui questa natività nel carcere mi ha veramente emozionato in maniera molto forte. E c'è appunto questo messaggio che il Signore è venuto a portarci, perché è la parte finale di tutto lui, quello che dice lui, è che lui vuole dare un lieto messaggio ai poveri, cioè che la gioia non si perde mai, non bisogna mai perdere la gioia, perché è la cosa che ci avvicina di più tra noi uomini e con il Signore. Quindi l'augurio che volevo fare, insieme a un ringraziamento alla dottoressa che mi ha invitato, giusto perché, come diceva Domenico all'inizio, io già da anni stavo pensando di avere un contatto con voi in maniera un po' più diretta, e come sapete quest'anno ho avuto la possibilità di chiedere alla dottoressa di avere uno di voi lì in seminario a lavorare per reinserirlo appunto piano piano. Siamo molto contenti, insieme con tutti i seminaristi che vi mandano i loro saluti e vi apprezzano tanto proprio attraverso questo vostro rappresentante. Grazie e auguri di buon Natale a tutti. Grazie Don Rocco. Magari la direttrice e il presidente della giuria vengono qui al centro. No, l'augurio anche alla dottoressa Carrozza, a questi ospiti speciali, soprattutto contiamo anche nell'impegno del comune nel portare fuori queste opere, certo. Vero? Veramente stasera è stata per me la prima esperienza, un'esperienza molto emozionante e toccante. Il comune sicuramente si farà carico di tutto ciò che porterà benessere ai nostri ospiti in questa casa. Hanno lavorato tutti, è stato difficile cercare di mettere insieme un primo, un secondo e un quarto posto poi proprio offerto dal comune di Catanzaro nella mia persona. Ma le sensazioni e le emozioni trasmesse sono state tante, per cui faccio gli auguri più sentiti di Buon Natale a tutti voi e anche alle vostre famiglie. Grazie. Un caloroso augurio a tutte le famiglie, a tutti voi, per un sereno Natale.
E chiudiamo questa carrellata di auguri anche con il questore. State facendo un grande percorso, grazie forse anche a un grande direttore che avete qui a Catanzaro, che abbiamo qui a Catanzaro. Io vi auguro di continuare su questo cammino e di non perdere la speranza. Auguri a tutti. Grazie. Allora, sono pronte le premiazioni? Allora, facciamo una cosa, c'è un premio, iniziamo da questo, è un fuori concorso che è il premio che offre il Comune di Catanzaro attraverso la persona dell'assessore Carrozza della Pubblica Istruzione, che va al presepe numero 8, Natività in carcere. Può venire il vincitore. Ecco qua, questo è il premio offerto dal Comune di Catanzaro. Questo è una menzione speciale. Grazie. È solo mio questo, vero? Ok. Grazie. Bene, ora entriamo nella parte agonistica, no scherziamo, ma sicuramente è anche una sana competizione, e quindi vorrei che anche l'architetto ci raggiungesse, così abbiamo modo di consegnare terzo, secondo e primo premio. Venite. Lei può essere accompagnata tranquillamente, anche perché incontriamo con piacere anche quest'altra persona straordinaria. Allora, terzo premio va al presepe. Facciamo una cosa, io posso permettermelo con l'amica Wanda Ferro. Io dico il numero, tu il tiro, va bene? Allora, terzo posto, create un po' di ambientazione. Al presepe numero 5. Un giorno in grotta. Qua c'è anche la targa. Mettetevi a favore di telecamera. Allora, chi ritira la targa? Uno di voi deve ritirare la targa. Ecco qui. Facciamolo vedere a favore di camere con questo applauso per il terzo posto di questa edizione 2017. Complimenti ancora. Prego. Grazie, auguri. Grazie a te. Il secondo posto va al presepe numero, e secondo posto quindi va al numero 2. Cecità. Mettetevi a favore di pubblico e di telecamera. Uno il cesto, uno la targa. Complimenti. Allora, recuperiamo il primo classificato che consegna il presidente della nostra giuria. Invertiamo ora, e qua facciamo un'altra cosa. Ora facciamo dire il titolo alla direttrice invece. Allora, cerimoniale solito, primo posto va al presepe numero... Fate delle proposte voi. Allora, 3, 2, 1. Facciamo 3 meno 2. Al numero 1. Sala hobby. Sala hobby. Sala hobby. Venite qui a prendere. Venite qui a prendere il premio. Chi arriva? Strameritato. Complimenti. Ritira a favore di pubblico. Facciamo vedere la targa. Vincitore di questa edizione 2017. Dovete. Noi ovviamente avremmo voluto premiarli tutti, e devo dire sono uno più bello dell'altro,
però sono convinte che, visto che è una vera comunità umana, la targa di uno sarà la targa di tutti, il cestino di uno sarà il cestino di tutti. Abbiamo dimenticato dei saluti doverosi, vedo in sala ovviamente appartenenti alla Polizia di Stato e ovviamente anche a coloro che abitano questo carcere, che sono gli agenti di Polizia Penitenziaria, quindi un saluto e un buon Natale anche a tutti quanti noi. Allora, chiudiamo questa edizione ringraziando ancora una volta la dottoressa Paravati che ha consentito tutto ciò, ringraziando ognuno di voi, perché almeno parlo per me. Io torno a casa avendo imparato tante cose. Quindi grazie per questo insegnamento e grazie soprattutto per la testimonianza che darete una volta fuori e che darete ugualmente da qui attraverso i vostri figli, i vostri familiari. Grazie di cuore e auguri. Dottoressa, con quali parole ci congediamo e soprattutto diventa un appuntamento ormai fisso per il prossimo anno? Sì, io penso che ormai è un appuntamento fissimo, quindi ci sarà la quarta edizione, ma al di là di questo io voglio dire che è importante il lavoro all'interno del carcere, le attività. Oggi ne abbiamo fatto una festa e la ringraziamo per aver voluto fare un vero e proprio spettacolo, però è importante perché l'ozio, l'inattività non fanno parte dell'essere umano, quindi questo è il messaggio che voglio lanciare e che speriamo di riuscire, grazie alle tante anime che sono attorno al carcere, di fare anche nel 2018 per far acquisire delle abilità, ma anche per far esprimere ciascuno di loro. Grazie, buon Natale. Grazie, lo spettacolo siete stati voi. Auguri, grazie ancora alla nostra giuria e a tutti voi.